riflessione brevissima su queste esperienze che ci hanno coinvolto in questo ultimo mese e nel prossimo, che sono appunto le elezioni della RSU. Innanzitutto, come già aveva accennato Piccinini, come C-Scuola abbiamo 389 candidati in 145 scuole, cioè in tutte le scuole della provincia di Bergamo. Come noi, nessuno. Quindi adesso di rappresentatività, rappresentanza, eccetera, partiamo da qua e andiamo avanti, ne parliamo, siamo aperti al confronto e al dialogo. Però il primo dato essenziale e di realtà è questo. Un dato che ha maggior valore, maggior consistenza rispetto al contesto in cui la scuola sta vivendo e ha vissuto negli ultimi tre anni. Un contesto di tagli, sono ben noti 86.000 tagli a livello nazionale. È ben noto che in provincia di Bergamo negli ultimi tre anni, a fronte di un aumento di 3.000 alunni, c'è stato un taglio di 1.000 unità di personale, quindi tra docenti e circa 700 docenti e 300 collaboratori scolastici, cioè personale alto nel suo complesso, e quindi la grave situazione in cui la scuola è stata messa in ginocchio rispetto alla possibilità effettiva di dare ciò per cui è nata, cioè una possibilità concreta di formazione. E quando in un paese parliamo di formazione chiara, parliamo del cuore di un paese. Oggi questo cuore ovviamente è stato attaccato in modo molto brutale, per cui rispetto a questo dato strutturale, questo dato di tagli che c'è stato nella scuola, comunque l'esperienza nostra nel incontrare queste persone, nel formare le liste per la C-Scuola, il dato che emergeva era comunque quello di ridare dignità al lavoro della scuola. La richiesta di una stima per questo lavoro, che in questi anni è stata sempre più, è venuta sempre più meno da parte della società, cioè quindi anche di noi, voglio dire. Per cui, però questo è stato il punto e la riflessione dalla quale noi siamo partiti già l'anno scorso con iniziative dell'Abbracciamo la Scuola, con iniziative che hanno portato alla presenza di oltre 250 delegati, giusto la settimana scorsa, dei candidati delle nostre liste, e quindi di una presenza come CISL nell'affrontare e nel voler dare speranza, nel voler dare risposta a questa che è, a questo che è il cuore appunto del problema. Quindi una dignità del lavoro, una dignità del lavoro della scuola. E chiaramente, secondo lo stile che c'è proprio, quindi come CISL, chiaramente CISL è un sindacato che affronta i problemi e propone soluzioni. Con questo stile, con questo spirito, chiaramente qualche risultato come CISL abbiamo conseguito, perché dal libro bianco all'articolo 64 della legge 103, cioè tutti questi tagli, tutti questi interventi normativi che hanno messo la scuola in ginocchio, la CIS comunque, in questo clima generato di confusione e disorientamento, la CIS ha comunque raggiunto degli obiettivi molto importanti. Il primo, innanzitutto un piano di assunzione triennale, oltre 67.000 unità di personale di posti, un piano bollato da chi oggi non ha niente da dire come un patto truffa. Inoltre, in questo momento siamo in attesa che il governo entri nel merito del merito, perché tutti parlano di merito, ma nessuno entra nel merito del merito. Per far fronte al blocco dei contratti e degli scatti, come CIR abbiamo bloccato con l'accordo di febbraio le fasce di reddito, le fasce di premio premiali che il decreto Brunetta prevedeva. Abbiamo recuperato gli scatti. Abbiamo un'idea di merito che valorizzi il lavoro dell'insegnare e non la sua funzione, il lavoro non la struttura. Chiediamo quindi a questo governo di voltare pagina, e non bastano proclami di non fare altri tagli,
perché se non stabilizza, se non fissa l'organico dell'anno scorso, il numero di posti dell'anno scorso, strutturalmente per le leggi in atto, il prossimo anno, anche se non fanno tagli, ci sono 6.000 posti in meno. Quindi deve dare risorse per alleviare i tagli operati negli anni scorsi, quindi per dare la possibilità concreta che la scuola sia veramente scuola. Come CISL siamo convinti che se la politica ha delegato il suo ruolo ad altri, vedi questo governo tecnico, noi per il mandato sociale che abbiamo, abbiamo idee, abbiamo proposte che non delegheremo a nessuno. E oggi c'è pane, c'è fame di chi ha qualcosa da dire. È per questo che personalmente sono convinto che saremo sicuramente premiati in questa consultazione da parte della categoria. Grazie.